Beh, questo evento nasce dalla voglia di mostrare i nostri prodotti e di mostrarli e farli degustare a chi arriva a visitare il nostro territorio. Per cui chi arriva a visitare il nostro territorio trova principalmente la Villa di Maser, patrimonio UNESCO. Quindi a mettere assieme gli oli Evo del territorio e questa villa importante, crediamo che sia stata, diciamo, una scelta ottimale per presentare al meglio queste nostre caratteristiche del territorio. Tra l'altro, storicamente, la Villa di Maser è legata all'olio, all'olivo. Dal 1223 abbiamo questi richiami storici della presenza dell'olivo nella parte sud del sito castellare di Maser, e quindi pensate, dal 1223 a oggi c'è questa tradizione che accompagna la comunità di Maser con la presenza dell'olivo. L'evento di oggi consiste in una presentazione e una degustazione curata dagli assaggiatori dell'olio di una ventina di oli maserini e non solo, abbiamo anche oli di comuni vicini, e quindi il visitatore ha la possibilità, anche guidato dagli assaggiatori, di apprezzare le caratteristiche del nostro olio extravergine di oliva. Allora, se oggi 27 novembre 2022 siamo qui a inaugurare la prima edizione di Olio in Villa, lo dobbiamo essenzialmente a tre persone. Primo al dottor Vittorio Daleore, proprietario di Villa di Maser, che la mette sempre a disposizione. Proprio ieri consultavo l'archivio storico del comune di Maser e ho visto l'oggetto che del 1942, un atto in cui diceva Villa Barbaro, apertura al pubblico. Sappiamo che questa è una villa privata, però i proprietari da sempre la rendono accessibile e fruibile anche al pubblico. La seconda persona che dobbiamo ringraziare oggi è Franco Vettoretti. Pochi giorni fa abbiamo commemorato la sua scomparsa, scomparso esattamente un anno fa. Grazie a Franco Vettoretti è partito il recupero dell'olio in tutta la Pedemontana, non solo qui a Maser. Franco Vettoretti, nelle sue intenzioni, era quello di recuperare il paesaggio, perché le colline di Maser, una volta coltivate a viti, poi con lo sviluppo dell'industria degli anni 60 sono state abbandonate. Lui le voleva recuperare il paesaggio. E non abbiamo fatto solo quello, ma abbiamo anche recuperato una piccola produzione di nicchia di olio di Maser. La terza persona che ringraziamo è il presidente della Proloco, Claudio Crotti. Da 2 anni si è messo a disposizione della Proloco di Maser e ha dato davvero una svolta alla promozione del nostro territorio. La villa è patrimonio dell'umanità UNESCO, è un bene di tutti e per me è una grande gioia poterne condividere la bellezza con i produttori e anche con il pubblico che viene a visitarla. E devo dire che in questo territorio abbiamo veramente delle risorse formidabili in tanta gente appassionata di tante produzioni di alta qualità, ed è una gioia poterle metterle in mostra e poterle ospitare. Perfetto. Allora, questi eventi hanno anche il merito di dare soddisfazione ai produttori che fanno tanta fatica. Ma certo, perché sappiamo che l'olivicoltura è un settore povero, consideriamolo così, e quindi se non c'è la passione dei coltivatori, degli olivicoltori, il territorio viene abbandonato. Quindi grazie a queste manifestazioni che danno un po' di spinta e sostegno all'olivicoltore. L'annata, diciamo, che è andata discretamente, diciamo, come quantitativi di olive raccolte, però è soddisfacente per la qualità, perché la qualità è veramente eccezionale quest'anno, e le rese sono state altissime. Direi che è la resa più alta della storia della nostra cooperativa. Abbiamo una resa media complessiva del 14,9% delle olive lavorate nei nostri frantoi, che sono state 6.700 quintali, con oltre 1.000 quintali di olio prodotto. Dunque, l'importanza di eventi come questo per tenere vivo il territorio, ma anche rinnovare, diciamo, l'orgoglio anche per un'agricoltura così anche eroica, non sono sempre momenti facili per il mondo dell'olio. No, infatti, però in Veneto abbiamo davvero delle bellissime realtà, come quello dell'olio, dove vi sono addirittura 26 comuni in Veneto che sono iscritti alle città dell'olio.
In questa bellissima cornice che è la villa di Maser, tra l'altro, è veramente bello avere questa possibilità di poter fare anche degli assaggi e conoscere anche i produttori. Queste sono le occasioni che responsabilizzano sia il produttore ma rendono più consapevole il consumatore. Quindi, oltretutto, in una location talmente prestigiosa quale Villa Barbaro, è sicuramente un bellissimo connubio. Sì, noi vorremmo, partendo oggi da questo splendido posto, questa villa di Maser, lanciare una nuova rassegna nella pedemontana veneta di valorizzazione degli oli di questo nostro splendido territorio. E quindi legati poi alle bellezze, alla villa, quindi olio in villa, mettendo assieme tutte le manifestazioni che si svolgono nella zona collinare del Veneto e legato anche alle ville venete, proprio con una valorizzazione dell'olio e una valorizzazione del territorio. Noi abbiamo questa iniziativa della Tipoteca, che è un museo della stampa. Abbiamo a suo tempo recuperato in tutta Italia il patrimonio che andava disperso della storia della tipografia italiana. Abbiamo inviato delle lettere ancora 35 anni fa e poi abbiamo fatto un lungo viaggio in tutta Italia per recuperare su circa 2500 tipografie quello che rimaneva della storia dei tipografi. Perché la gente ha bisogno di trovare sì le eccellenze per le soddisfazioni del palato, però ha anche necessità di dare soddisfazione a quelle dell'intelletto.